Domenica speciale di musica ed emozione al centro commerciale Rondinelle, con il concerto di Ron, che ha proposto al numeroso pubblico presente alcuni suoi brani che fanno parte della storia della musica italiana. Tra gli applausi della galleria ha esordito con Una città per cantare, per poi proporre agli storici Joe Temerario, Non abbiamo bisogno di parole e anima. Ron ha anche coinvolto la bresciana Roberta Pompa, con la quale ha proposto il brano vincitore del Festival di Sanremo 1998, Vorrei incontrarti tra 100 anni. Siamo con Ron, quest'oggi qui al centro commerciale Rondinelle per un concerto acustico. Ron, il tuo rapporto con Brescia e i bresciani, ultimamente sei spesso dalle nostre parti, Brescia è una città per cantare? Ma guarda, io ho dei ricordi di Brescia, per quanto riguarda la musica, meravigliosi, insomma. Abbiamo fatto un concerto sia quello di Banana Republic con Lucio e Francesco, ma anche abbiamo fatto un altro tour fantastico che è quello con Fiorella Mannoia, De Gregori, Pino Daniele ed io. Per cui ho un ricordo meraviglioso perché i bresciani hanno una grande forza di ascolto e sono innamorati della musica come Torino. Strano, ma è così. E per cui ho un ricordo molto bello. Non conosco bene la città, ecco, così facendo quattro passi uno dice che bella città, ecco, andrebbe visitata con calma. E l'invito a Ron è quello di venire anche a Brescia a non lavorare ma a godersi, la città. Assolutamente sì. Settimo Festival di Sanremo, se non sbaglio, per Ron, quello che si avvicina, come ti prepari a quel palco? E soprattutto quel palco, anche se più volte l'hai calcato e ci hai anche vinto un festival con Vorrei incontrarti fra 100 anni, mette sempre un po' di soggezione. Ma sai, hai parlato di quel festival con Tosca, sai, quando si è in due ci si dà forza, capito? Infatti eravamo molto leggeri tutti e due perché ci dividavamo l'emozione in qualche modo. È un palco, sì, è un palco veramente pericoloso, perché non sai mai, hai capito, che cosa ti può succedere dentro. 2 anni fa ho avuto un mattone nello stomaco mentre cantavo, la bocca tutta asciutta, sai queste cose qua, non riesci a aprire la bocca, sai queste cose qua, per cui quest'anno mi armerò di acqua prima di entrare, capito, di queste cose qua, di calmanti. E continua la collaborazione con La Scelta, quindi una grande attenzione di Ron anche nei confronti dei giovani. Dove sta andando la musica che oggi è fatta di talent ed è fatta di cose effimere? Non ci sono più gli LP, quasi non ci sono più nemmeno i CD. Beh, insomma, io credo che l'importante è che esistano ancora, come nel caso della Scelta per esempio, ma anche tantissimi altri, che ci sia ancora dentro una passione vera. Perché ecco, se si lascia, ci si lascia andare, dice vabbè, seguiamo il gregge, eccetera, il rischio è che o sei già uno che si scrive le canzoni, per cui hai una tua personalità, eccetera, per cui puoi far uso di quello, perché sei già tu che canti te stesso, o se no devi aspettare sempre qualcuno che ti dia una canzone da cantare, e non sempre è quella giusta. E per cui ecco, l'importante però è non aver paura, ecco, di andare avanti comunque con la propria forza e anche rompere le scatole, come fece Biagio Antonacci con me, che venne, faceva il carabiniere a Garlasco, mi inseguiva fino a che è riuscito a entrare a casa mia, insomma. Credo che un carabiniere che insegue Ron, ma un carabiniere con la faccia di Biagio Antonacci, vabbè. Che non era nessuno, chiaramente. L'ultimissima domanda è obbligatoria in questo periodo: cosa vorrebbe trovare Ron sotto l'albero di Natale? Cosa vorrei trovare? Ma vorrei trovare me stesso, perché sai, sono passati tanti anni, sono successe tante cose meravigliose, devo dire, mi ritengo un uomo molto fortunato, perché sono ancora qua, tanti hanno cominciato alla mia età e tanti sono rimasti dove erano, insomma. Però ecco, il problema è che la vita cambia, il mondo cambia e cambia anche tu, e rimane dentro di te una grande spinta di andare avanti, di scrivere, di fare, ma la musica si è un pochino
incasellata, nel senso che non dico che tutti devono essere un po' uguali, ma ecco, il rischio è quando senti in radio delle canzoni italiane è che hanno tutte quante un po' la stessa impronta, per cui cercare di essere più liberi possibili, insomma.